quelle che sono le problematiche del territorio che lei citava, conferenza stampa, stoccaggio gas e parco per l'Orbicello, due cose molto importanti. Noi intendiamo affrontare con molta determinazione questi problemi, da un lato per garantire, diciamo, una prospettiva economica diversa al territorio di San Benedetto del Tronto, cioè portare gas in questo futuro deposito di stoccaggio non ci tranquillizza e siamo dalla parte dei cittadini che sono preoccupati. L'Italia non ha bisogno di un altro deposito di stoccaggio, abbiamo tanti depositi di stoccaggio, non è possibile, diciamo, determinare ulteriori preoccupazioni perché c'è qualcuno che vuole continuare a fare la speculazione sul gas e arricchire come le grandi società energetiche stanno facendo. Ecco perché ho chiesto e presenterò una interrogazione lunedì al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere quali sono i piani, se questo deposito rientra nei piani del governo, e questo sarebbe un grande problema. Dall'altra parte invece al Ministro sempre dell'Ambiente chiederò in audizione che ho chiesto se vuole continuare a avviare le procedure per istituire l'area marina protetta del Piceno, che è una risorsa per rilanciare l'economia. È falso chi sostiene che questo fermerà, provocherà danni al territorio, esattamente il contrario, e noi dobbiamo invece andare in una direzione di tutelare i nostri beni ambientali, perché più li salvaguardiamo più turismo verrà, più diamo una prospettiva ai prodotti enogastronomici del luogo, alla ricezione, al rilancio del turismo. Ecco, su questo siamo molto determinati e ringrazio il consigliere Paolo Canducci, che è molto molto sempre presente su queste questioni, e attraverso il rapporto che abbiamo con il gruppo parlamentare vogliamo essere al servizio di questa città. Paolo, giustamente ti ha già presentato l'onorevole, la tua voce è regionale, ma è un fatto quasi quotidiano. Sì, io ringrazio il nostro coportavoce nazionale Angelo Bonelli, che ogni volta è disponibile vicino al nostro territorio, e anche in questo caso, avendogli parlato insieme al gruppo locale di Europa Verde dei due problemi e delle due emergenze, lui si è reso disponibile insieme al gruppo parlamentare per seguire da vicino questa vicenda. Noi ci stiamo lavorando da tanto tempo sull'area marina protetta del Piceno, insieme al comitato del Parco Marino del Piceno, rappresentato dall'ex presidente della provincia Massimo Rossi. Non molliamo, sappiamo che qualcosa si muove, ma vogliamo essere certi che ci sarà una fine a questo percorso e che questa fine sia positiva e sia in breve tempo, perché sono decenni che aspettiamo finalmente l'istituzione dell'area marina protetta. Per quanto riguarda lo stoccaggio, non c'è dubbio che questo governo vada nella direzione opposta a ciò che l'Europa dice da tempo, cioè continua a decidere, vuole investire sulle energie fossili, e questa proliferare di stoccaggi va proprio in questa direzione. Noi da sempre e con sempre maggiore forza, adesso con la presenza parlamentare, sosteniamo che invece un'altra energia, un'altra strategia energetica può esserci. È fondamentale che ci sia una pianificazione che va nella direzione dell'investimento sulle rinnovabili, perché questo è il futuro per garantire una giustizia sociale e una giustizia ambientale. Grazie, buon lavoro.